Di Marzio spara la bomba. Lui sa chi sarà. Buonasera, amiche e amici rossoneri, bentrovati su questo ultimo video della giornata sul canale YouTube ACM Style. Spero stiate tutti bene, ma io vi devo un attimo parlare. Ho da chiedervi un piacere. Vi prego, ascoltatemi un secondo. Non faccio mai richieste perché non lo ritengo opportuno, ma in questo caso sì. Essendo padre e essendo un essere umano in generale, non potevo far finta di nulla. Mi ha contattato un mio follower da tanto tempo, una persona a modo che conosco benissimo, che si chiama Giovanni, che non vive qui in Italia ma vive in Venezuela. Una persona speciale, speciale, veramente una gran persona, un gran fedele, un gran credente, ha tutte le caratteristiche per essere una persona magnifica. Non che non, chi non sia credente non lo sia, per carità di Dio, ma lui è veramente una persona speciale. E mi ha chiesto un aiuto. Mi ha chiesto un aiuto, ha detto: Marco, aiutami se riesci. Lui ha praticamente un fratello che si chiama Donato e la moglie che si chiama Nelly, che hanno un figlio che si chiama Marco, esattamente come me. Un figlio che ha la sindrome di Down, che non sta bene da tanto tempo. A parte avere la sindrome di Down, soffre di crisi epilettiche e ultimamente gli è stata diagnosticata anche la sindrome di Steven Jones. Non sono un esperto in materia, ma credo che sia comunque una malattia legata a dei farmaci che danno delle reazioni cutanee alla mucosa anche gravi e che creano grandi problemi. Quindi questo ragazzino è epilettico. È Down, ha la sindrome di Down, scusate, e anche la sindrome di Steve Jones. Deve affrontare degli esami molto importanti e abbastanza costosi. Non hanno le possibilità economiche e c'è in gioco la vita di questo bambino, di questo ragazzino bambino. Quindi quello che vi chiedo io, in parole povere, senza rubarvi troppo tempo, è se riuscite. Io qua sotto metterò il link di GoFound. GoFound è un sito dove si fanno le diverse raccolte fondi. Cliccate questo link e se volete, potete donare quello che volete. Anche 50 centesimi sono sicuramente ben accetti. Piuttosto togliete l'iscrizione a me, nel senso, togliete l'abbonamento a me, l'iscrizione no, se no non posso raccontarvi le cose. Togliete l'abbonamento a me se l'avete fatto e date i 90 centesimi, l'euro alla famiglia di questo ragazzino, ve lo chiedo io come gentilezza. Se potete, non siete obbligati, se non potete, non sentitevi in colpa, ci mancherebbe altro. Però so che ci sono tanti bambini al mondo che soffrono, tanti adulti al mondo che soffrono, non possiamo certo aiutare tutti perché non ci riusciamo, però mi è particolarmente a cuore questa persona perché me l'ha chiesto proprio quasi pregandomi, perché questo bambino sta davvero rischiando la sua esistenza. In questo caso mi è capitata questa occasione, io ve lo chiedo se riuscite a fare qualcosa. Siamo su questo canale in 15.400 persone. Lui ha posto una raccolta fondi forse di 8.000 euro che sono le spese sanitarie necessarie per affrontare degli esami che consentiranno poi a questo ragazzino di poter trovare la cura adatta. Quindi fate quello che potete, ragazzi, ci mancherebbe altro. Se non potete, io comunque non vi giudico, ci mancherebbe altro. Chi può faccia quello che riesce. Detto ciò, grazie, grazie veramente di cuore. Se riusciamo a dare una mano comunque a Giovanni, a suo fratello Donato e a Marco soprattutto, soprattutto a Marco, perché un bambino ha diritto comunque di vivere tanto quanto noi, anzi sicuramente anche più di noi, è giusto che possa avere la sua esistenza come tutti. Detto questo, chiuso il discorso, scusatemi se vi ho rubato troppi minuti, veramente, ma parliamo di Milan perché è la cosa, arrivano delle grosse novità. Il Milan sappiamo che da tempo ormai sta cercando l'allenatore, questo è un dato di fatto, e la figura ricercata, attenzione, non è un accentratore, ma un allenatore che condivida le idee e il progetto societario. In quest'ottica sono sicuramente esclusi, e ve lo dico con certezza, Galtier,
e Gallardo, che sono due allenatori di cui si è fatto già il nome in precedenza. Hanno parlato, e io vi ho riportato, di Fonseca in questi giorni, ma Fonseca è stato valutato dalla dirigenza e dalla proprietà, ma non convince. Quindi chi è contro Fonseca può fare ok. In realtà poi da passiamo e che ca, perché è vero il discorso di Lopetegui. Lopetegui, che noi l'abbiamo chiamato il Pioli di Spagna, si è incontrato più volte con il Milan, e questo è un dato confermato. Non è stato mai incontrato da Ibra. Piace perché Lopetegui? Piace per la metodologia di lavoro e perché soprattutto nei vari incontri ha fatto pochissime richieste, ok? Si parla già di un accordo informale che va più o meno di 4 milioni per 2-3 anni. Pensate che lui avrebbe messo in stand-by il West Ham, che l'ha cercato, per aspettare il Milan e il progetto rossonero. Ma comunque anche Lopetegui non convince a pieno né Zlatan né la proprietà. E allora quali sono i veri obiettivi? E qua ci viene incontro Gianluca Di Marzio, che su Sky Sport ci ha parlato dei veri obiettivi. Io non ci credevo, non so se sia la verità, però se lo dice lui, ci mette la faccia, probabilmente può anche essere. E il primo degli obiettivi pare essere proprio, rullo di tamburi, Xavi Alonso. Ebbene sì, Xavi Alonso che lascerà il Barcellona a giugno, lo ha già detto, non torna indietro sulle sue decisioni, e tra l'altro è un giocatore, insieme all'altro che vi dico, che Zlatan conosce molto bene. E l'altro, il secondo preferito, è, rullo di tamburi, Thiago Motta, che piace tanto, è stato attenzionato tante volte quest'anno dalla dirigenza rossonera, ma c'è solo un piccolo problema, che la Juventus è avanti su questo allenatore e noi siamo sicuramente nettamente indietro. Thiago Motta, se andrà alla Juve, molto probabilmente si porterà dietro anche Zirzi e probabilmente anche, credo, anche Ferguson, insomma qualche gioiellino del Bologna se lo porta dietro. Questo è quello che ci dice Gianluca Di Marzio. Quindi si punta su due obiettivi, che sono appunto Xavi e Thiago Motta, sembrano i più papabili in assoluto. Si è parlato anche, e forse voi non l'avete sentito, ma me l'hanno anche detto, di Ruben Amorim, il giovane allenatore dello Sporting Lisbona, molto giovane ma già molto bravo. Si sta parlando anche di Conceição, che avrebbe molto piacere di tornare ad allenare in Italia, e anche di Tuchel, chiamatelo come volete, che andrà via dal Bayern a giugno. E ciliegina sulla torta, il tanto decantato negli ultimi giorni di Emery, che è già cercato però dal Manchester City e dallo stesso Bayern, che perderà Tuchel. Le cose, gli allenatori che assolutamente verranno esclusi, e qua qualcuno ci rimarrà male, a quanto è dato sapere, sono Conte, italiano, Palladino e De Zerbi. Cosa hanno in comune questi quattro? Conte, italiano, Palladino e De Zerbi, sono quattro italiani. Sembra proprio che alla proprietà l'italiano non gli piaccia, forse, passatemi la battuta, è scottato dall'italiano Pioli? Non lo so, ma se andiamo a analizzare i profili che vengono cercati, sono profili comunque di caratura internazionale che già hanno fatto qualcosa di importante, tranne Ruben Amorim, che è un giovane emergente ma tanto tanto bravo. E è escluso anche comunque Thiago Motta, però quello che è evidente è che la proprietà cerca un determinato tipo di allenatori, ed esattamente come Lopetegui sono quelli che non avanzano grosse pretese. Ho dei dubbi su Xavi, nonostante il nostro amico Di Marzio ce lo venga a raccontare, perché
passare dal Barcellona comunque allenare il Milan, non che noi siamo inferiori, ma abbiamo meno qualità secondo me del Barcellona, anche se il Barcellona non si sta esprimendo al massimo. Secondo me Xavi è uno che comunque esige qualcosa, non credo che sia uno così. Però ribadisco, i nomi sono questi, i nomi in cima alla lista, finalmente riusciamo a fare una classifica, dovrebbero essere Xavi e Thiago Motta. Se pensate che Thiago Motta è già stato prelazionato dalla Juve, e allora rimarrebbe solo Xavi insieme al, come ho detto, all'emergente Amorim, insieme a Conceição, Tuchel e Emery, senza escludere Lopetegui, che però non convince, e meno male che non li convince. Quindi questo è quanto, ragazzi, questo è quanto. Fatemi sapere cosa ne pensate, mi raccomando, quello che vi ho detto all'inizio, fate quello che potete se volete, sempre comunque Forza Milan. Noi ci sentiamo come sempre domani, e adieu.